È uno dei problemi con cui Omegna convive pressoché da sempre. I parcheggi infatti rappresentano una criticità per turisti, commercianti e residenti, pochi posti auto disponibili specialmente in centro. Ora, dopo la riqualificazione di Piazza Beltrami, torna ad attualità il parcheggio di Via Verdi, decisamente poco utilizzato. L'ipotesi su cui stiamo ragionando, spiegano da Palazzo di Città, è quella di affidare la gestione ad un privato. Ogni giorno noi come amministrazione dobbiamo fare i conti con atti vandalici, sporcizia, con il cancello non funzionante, tutti motivi che ci spingono ad una riflessione sulla convenienza della nostra gestione. 100 sono i posti auto disponibili all'interno dello spazio di Via Verdi, di questi circa il 60% è libero, il resto, il 40%, a pagamento. Il parcheggio apre alla mattina alle 7 e chiude alle 20. Durante la notte può lasciare l'auto parcheggiata solo chi ha una particolare formula di abbonamento. Nessuna novità invece sul fronte dell'ex Splendor. L'amministrazione comunale ha avuto contatti con un privato per la realizzazione di un silos, ma per ora alle parole non sono seguiti fatti concreti, anche perché il privato pone condizioni particolari. In piazza Don Beltrami infine ci saranno parcheggi per disabili e di carico e scarico, così come in via Zanoia. Lo scopo è di aumentare il turnover e favorire così le attività commerciali della zona, messe in ginocchio dopo mesi di lavori per la riqualificazione della piazza principale della città.